Da Made in Sud direttamente ad Alife, in provincia di Caserta. Cosa hai provato questa sera? Stasera mi sono sentito il Papa, nel senso che ti spiego il motivo. Siamo arrivati qui ad Alife, abbiamo fatto un giro per il paese, e tra la gente ci siamo fatti un sacco di risate, quindi siamo divertiti. E sembrava, sai, quando arriva una personalità, in realtà era arrivato un semplice comico di Made in Sud, quindi grazie per il calore, non meritato peraltro, perché veramente avete esagerato. Grazie. Quindi il pubblico ha gradito? Ha gradito, sono contento perché... quando incontri una piazza così calorosa, la voglia è quella di non scendere più dal palco e di continuare a divertirti. Quindi grazie Alife. Sindaco, i festeggiamenti sono ancora in corso e la kermesse fino ad ora è stata soddisfacente. Cosa possiamo dire su questa serata? Questa è stata una serata spettacolare con lo spettacolo di Mino Abacuccio, che è stato formidabile, anche con lo show del Polvere di Stelle, che è stato bellissimo e ha divertito tantissimo il pubblico. C'è stato un notevole afflusso di persone. Il clou lo raggiungeremo nelle prossime serate con il concerto di Umberto Tozzi, che vi invito a venire a vedere ad Alife, e con lo spettacolo del 30 dei Fuochi Piro Musicali, che è uno spettacolo che si vede poche volte da queste parti, fatto da fuochisti professionisti e che delizieranno sicuramente la platea del pubblico alifano e dei paesi vicini. Dopodiché ci sarà anche il clou, dobbiamo dire una cosa anche sulla festa di San Sisto, la festa patronale ci sarà ad agosto. E in più l'amministrazione comunale ha organizzato delle altre serate per riempire tutta l'estate, per dare modo agli alifani di potersi divertire in questo periodo dove la sofferenza anche dal punto di vista economico è tanta. Dobbiamo dare qualcosa agli alifani anche per farli divertire. Bene, e settembre, eventi per settembre? Settembre c'è la Madonna delle Grazie con il concerto di Fausto Leali. Qua ad Alife ci sono una serie di feste che sono una migliori delle altre, quindi invito tutto il pubblico a venire, gli amici anche dei comuni vicini a venire ad Alife, perché potranno passare delle belle serate. Ieri ci hanno preannunciato che ci sarà Toni Tammaro, è vero? Anche Toni Tammaro la domenica sera alla Madonna delle Grazie, ma il clou sarà, chiaramente sarà Fausto Leali. Io stasera mi trovo con il presidente della festa, il signor Luca Zerone. E stasera è stata una serata eccezionale, penso che tu mi confermi, sì, presidente. E quindi una bella serata con Mino Abacuccio di Made in Sud, un'ottima orchestra Polvere di Stelle. Comunque abbiamo ottimizzato quello che ci avevamo prefissato di fare. Domani ci sarà un mega concerto con Umberto Tozzi e penso che sarà proprio il clou di tutta la festa e il clou anche della buona riuscita di tutto. Grazie e ci vediamo domani sera, mi raccomando, Umberto Tozzi alla grande, ciao.